Allora, quando avete le foglie vecchie, le foglie rovinate, controllatele sempre. Queste sono belle foglie nuove. Queste sono belle foglie nuove. Ho visto che ce n'è una là sotto che è mezza andata. Non è né viva né morta, è una mezza via. Allora, vi volevo far vedere che innanzitutto abbiamo già una cocciniglia, granello di pepe che ci si è messa comoda. Ma se andiamo a girare la patina della foglia, controllatele sempre perché sotto c'è la patria della cocciniglia a scudetto, no, cotonosa. Questa è quella a granello di pepe. Allora, quando vede le foglie vecchie che stanno lì per morire, ma ancora non sono morte, in realtà se le mangiano questi brutti insettacci, allora qual è il problema? Che uno dice, guarda, finché non diventa gialla, anche perché poi quando diventa gialla, come l'altra là, si stacca facilmente, no? Basta aprirla in due e si stacca. Uno può pensare, questa la lascio, tanto poi, anche perché se la vado a togliere adesso, rischio di far danno perché non mi si apre. Beh, comunque sia, controllate sempre perché sotto trovate che loro stanno facendo veramente bisboccia. Questa è tutta cocciniglia a scudetto. Quindi state attenti, verificate, controllate, anzi probabilmente per l'esperienza mia, questa l'ha ridotta, cioè se l'ha mangiata dal punto di vista linfale proprio la cocciniglia, se no è difficile che una foglia cominci a diventare in questo stato, perché praticamente comincia a succhiare tutta l'energia della foglia, qui ce n'è una piccolina, vedete questa qui sulla punta, sempre a scudetto, e questa la possiamo rimuovere tranquillamente, non è un problema. Adesso ce l'ho io la cocciniglia. Però il discorso è che quando le vedete sotto le foglie la cocciniglia, la caratteristica che proprio va a nascondersi proprio per non essere vista, proprio perché in quella maniera lì poi porta la pianta alla completa necrosi, cioè praticamente se la consuma. Dopo, stando su quella foglia lì, la troverete, eccola qua, la troverete un pochino in giro, anche qua giù, eccola, vedete, quindi di conseguenza adesso devo pulirla per cercare di togliere tutta questa cocciniglia, anche se in apparenza l'orchidea sta bene. Questa qui non mi sembra che fosse cocciniglia, l'ho appena pulita. Quindi quando avete le foglie a mezza via, controllate sempre perché probabilmente in quella condizione me ce l'ha ridotta la cocciniglia, per quanto me ne sono accorto adesso, quindi controllate sempre perché la cocciniglia si va a nascondere o negli interstizi qui della foglia o addirittura sotto la patina della foglia, quindi di conseguenza sta lì fino a che non ha compiuto tutto il suo lavoro. Vedete, basta che uno gira la foglia e già sotto la foglia magari se ne trova una, poi da una diventano due, ok? Quindi qui potete poi intervenire come volete. Io queste qui a scudetto, a granello di pepe, la elimino togliendola meccanicamente, va via, anche con un semplice dito va via. Non la tratto più per la cocciniglia cotonosa perché è un pochino più impegnativa. Verificate sempre, controllate sempre. Questo è un timido stello floreale, poi vedremo quello che butta fuori. Bene, grazie di avermi seguito. Un video veloce, ma vi volevo semplicemente far capire l'importanza di ogni tanto girare la patina della foglia, perché sopra sembrano belle, però magari girandole sotto troviamo sempre qualcosa che non va. È una ricerca continua. Bene, andiamo avanti. Grazie di avermi seguito. A presto.